dintorni è il primo libro di Maria Villani, una giovane e brillante docente di Nocera, che ha dato alle stampe questo libro, Anima e dintorni, che sta riscuotendo un consenso di pubblico e di critica. Un interesse attorno alla poesia che è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi, complice anche il lockdown. La gente chiusa in casa leggeva ed ha letto anche il libro Anima e dintorni di Maria Villani. Signora Villani, come nasce questo libro? Intanto buonasera innanzitutto. Allora, questo libro nasce nel 2018 ed è una raccolta di mie poesie, riflessioni ed emozioni. Quindi nasce sostanzialmente già da qualche anno prima, e cioè da quando vivevo a Bergamo, dove ho insegnato per sette anni, e lì ho cominciato praticamente a scrivere. Come nasce la sua passione per la poesia? Allora, la mia passione per la poesia nasce da un momento di solitudine, devo dire la verità. Quindi ecco, lei dice... L'esperienza a Bergamo. L'esperienza a Bergamo, che è stata impegnativa sul piano lavorativo e anche molto proficua, ma sul piano umano mi ha dato molto tempo, diciamo, di solitudine, per riflettere, per stare con me stessa. Ma la solitudine, le esperienze negative normalmente fortificano una persona, è così? E in effetti sì, mi hanno fortificato, però c'è stato un periodo in cui mi sono più magari chiusa in me stessa, e mi ha aiutato molto la musica anche di Pino Daniele, che mi faceva da sottofondo ai miei pomeriggi, e quindi poi ho cominciato anche a scrivere quelle che erano le mie riflessioni e le mie emozioni, che ho capito pian piano potevano essere anche condivisibili, cioè qualcosa che anche altre persone, sia donne come me, ma anche uomini, potevano condividere, potevano immedesimarsi in quei miei stessi stati d'animo. Quindi è stata un'occasione, diciamo, di approfondimento di me stessa. Per certi versi la poesia, ho capito questo, che è anche terapia, no? Cioè l'occasione... Quindi come ha aiutato lei può aiutare anche altri. Quindi invitiamo tutti a scrivere, o quantomeno a esprimersi in versi, per sfogarsi. Assolutamente sì, per esprimere quello che hanno dentro, quindi il proprio mondo interiore, senza in qualche maniera averne paura, perché c'è anche questo aspetto, no? Le fragilità possono essere viste come qualcosa di cui quasi vergognarsi, no? In realtà non è così, è tutto un mondo interiore anche molto... come possiamo dire, condivisibile con gli altri, quindi può essere un invito anche agli altri, oltre a leggere le mie poesie, anche a scriverne, perché no? Ecco, io sto leggendo qualche poesia, La gioia, Attimi, ecco, le immaginavi questa gioia, ti esplode nel cuore, rompe gli argini della mente e va nei campi abbandonati, raggiungi i gabbiani ridenti all'orizzonte, le nuvole si incontrano, cosa succede? Sembrano abbracciarti incantevole visioni, guardandole impari a ridere. Una riflessione molto attenta. Sì, ecco, questa è una poesia sulla gioia, perché molte volte le poesie possono sono intimistiche, si può parlare di paura, no, di rabbia, però c'è anche la gioia, che a volte te la devi proprio immaginare per cominciare anche a sentirla, per cui c'è una attenzione, diciamo, nelle mie poesie proprio per quello che è il mondo interiore, per le emozioni che si possono provare in un momento, in un istante, che vengono fuori nel momento in cui le si ascolta e le si dà voce in qualche maniera, perciò Anima e dintorni. Cioè tutto quello che accade nell'anima e attorno all'anima. Un libro delle poesie rivolte a chi? A tutti? Secondo me sì, a tutti, forse vorrei dire al mondo femminile, ma non solo, anche agli uomini. Nasce dall'animo di una donna, chiaramente, come me. Quindi, però... leggendola gli uomini possono capire più l'animo femminile? Sì. Magari sì, ci si può incontrare, ecco, sì, si spera che ci sia un approfondimento da questo punto di vista, si vada oltre, diciamo, l'apparenza, la bellezza, che è un valore sicuramente esteriore, sicuramente importante, però è anche una bellezza dell'anima, ecco, interiore. E questo... Ecco, lei personalmente cosa si aspetta da questo libro, da questo volume? Ma per me già averlo scritto, averlo pubblicato è già un successo, farlo leggere e farlo conoscere mi fa piacere, ed è un modo proprio per esprimere, per condividere delle emozioni fondamentali e profonde. Questo mi aspetto, niente di... insomma. Ringraziamo Maria Villani, opera prima Anime e dintorni, è il suo primo libro di poesia,
che spesso sono aliti di emozione e di vita interiore. Da parte nostra l'invito a leggerlo, perché sono delle riflessioni importanti che, come diceva lei, servono a capire l'animo umano. Vogliamo anche ricordare che a breve ci saranno delle presentazioni un po' in tutta la provincia, in modo da far conoscere questo testo a quante più persone possibili.